Nulla di nuovo rispetto a quello che è stato più volte ripetuto anche lo scorso anno da parte della Commissione europea. Sinceramente non siamo minimamente preoccupati perché, come è stato ripetuto dal Premier Conte, anche dal Ministro Tria e anche da Matteo Salvini e Di Maio, cioè gli effetti della quota 100 e del reddito di cittadinanza ovviamente verranno scontati durante il 2019 e anni successivi. Quindi noi pensiamo che Bruxelles non abbia tenuto conto degli effetti positivi che ci saranno dovuti appunto a queste due misure. Non tiene neppure conto di quello che si farà quest'anno, cioè tutto il tema legato allo sblocca cantieri dove, come è stato annunciato già ieri, è pronto un decreto volto a sbloccare tutta una serie di importanti cantieri, ma non solo, perché saranno previste misure anche per gli enti locali. Noi pensiamo che gli 8.000 comuni d'Italia possano, attraverso investimenti anche minori, e questo processo è già iniziato con i 400 milioni che sono stati inseriti all'interno della legge di bilancio, i comuni hanno già presentato i progetti e cominceranno a breve anche le opere, ma pensiamo che attraverso gli enti locali si possano iniziare tutta una serie di interventi infrastrutturali importanti anche per quanto riguarda le scuole, le manutenzioni, il dissesto idrogeologico. E quindi siamo anche fiduciosi che durante il corso dell'anno Lei dice Bruxelles questo. cambierà idea? Bruxelles cambierà idea? Ma intanto questo è, diciamo, non è una bocciatura, ma è insomma un primo avviso, tanto che già ieri si parlava che dopo le elezioni europee ci sarà una successiva valutazione. Noi pensiamo per quella data sarà pronto anche, stiamo già lavorando alla stesura del documento di economia e finanza, che dopo quella data avremo anche la possibilità di illustrare quelli che saranno, insomma, i nuovi progetti, le nuove prospettive, non solo per il 2019, ma per l'anno 2020. Dopotutto questo governo non è che si sia insediato da anni e noi scontiamo gli effetti, ma pare che sia stato ricordato anche in questi giorni gli effetti di manovre degli scorsi governi, manovre che non sono state sicuramente espansive, che non hanno puntato sulla crescita e sugli investimenti, ma direi che questo momento così delicato è dovuto anche a ciò che non è stato fatto negli anni passati, perché sappiamo che l'economia e lo sviluppo del 2018 e del 2019 certamente non dipende dall'azione di questo governo. Allora.